Un viaggio attraverso la realtà femminile e il rapporto con le criminalità organizzate è il documentario Donne e Mafia di Paolo Colangeli, presentato in visione al PAN di Napoli in occasione del ricordo del magistrato palermitano Paolo Borsellino a pochi giorni dal tragico anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui il giudice perse la vita insieme agli agenti della sua scorta. In 60 minuti vengono scandagliate le vite di donne legate a doppio filo con l'ambiente mafioso, per legami familiari, affetti sentimentali o per ribellione a un sistema di vita percepito come male. Continua la lotta attiva alla criminalità nella valorizzazione dei beni confiscati e nell'educazione alle giovani generazioni anche a partire dal mondo dell'arte, come testimonia la Meari di Giancarlo Siani presente nel museo. Geppino Fiorenza di Libera Campania spiega l'iniziativa nominando gli uomini della scorta di Paolo Borsellino, tra i quali Emanuela Loi, e Franco Malvano, commissario antiracket, parla dei progressi e del lavoro in regione. E noi pensiamo a Borsellino, viene in mente Rita Atria, che naturalmente dopo aver passato l'infanzia, la vita all'interno di una famiglia mafiosa, capisce a scuola che deve reagire a questo e si affida a Paolo Borsellino, e drammaticamente lei morirà una settimana dopo avendo saputo della morte del giudice. Noi abbiamo ora questo video e poi ci sarà una discussione sulla strage di Via D'Amelio. C'è prima un quarto d'ora un'azione teatrale di Caos Alchimia con Maurizio Marino di Arteteca che la presenta, e Bruno D'Urso farà un po' un ragionamento su qual è il punto della situazione dopo tanti anni in memoria di Paolo Borsellino e, voglio dire, come è giusto dire, Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuele Loi, Walter Limuli, Walter Eddi Cosina e Vincenzo Limuli, perché sempre di Ciotti giustamente bisogna ricordare, ognuno ha diritto al suo nome, quindi non basta dire Borsellino e la sua scorta, ma queste persone noi lo ricordiamo e per loro chiediamo ancora oggi verità e giustizia. La regione ha fatto dei passi avanti come regione Campania, perché una legge del 2004 prevedeva l'istituzione del commissario regionale antiracket antiusure, non era stato mai individuato né nominato. Con la giunta Caldoro 4 anni fa sono stato scelto per il mio impegno anche specifico nelle attività di contrasto al racket e all'usura. La regione ha fatto un bando, ha impegnato oltre 1 milione di euro e ci sono progetti che stanno realizzando in sinergia comuni e associazioni antiracket.